Definire urgentemente un piano concertato per il risanamento delle acque è l'obiettivo del documento condiviso sottoscritto a Pescara da ambientalisti e associazioni di categoria nel corso dell'assemblea pubblica Vogliamo fiumi e mari puliti promossa da Confcommercio e Forum H2O. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco Alessandrini e il suo vice Del Vecchio. La situazione è gravissima, hanno rimarcato balneatori e associazioni, citando i dati. Quasi il 70% dei corsi d'acqua non ha ottenuto lo stato di qualità definito buono, che doveva essere raggiunto entro il 31 dicembre 2015, con il rischio che la regione Abruzzo debba pagare multe milionarie all'Europa. Il 22% dei tratti costieri abruzzesi ricade nella classe di qualità scarsa per la balneazione, a fronte di un 2% a livello comunitario. Le imprese turistiche e commerciali non si possono permettere di iniziare la nuova stagione con ampi tratti di litorale chiusi alla balneazione perché le acque sono sporche. Riccardo Padovano, Sibconf Commercio. Noi chiediamo un pronto intervento per salvare la stagione balneare. Ci possono essere le condizioni tecniche per affrontarle. Oggi noi le presentiamo qui in assemblea, intanto mettiamo a garanzia la nostra balneabilità. Chiaramente questi dati non ci aiutano, ci sono lavori in corso, devono essere accelerati, questi lavori devono chiudere prima del tempo programmato. Questo spetta alla politica che amministra e non alla politica che fa le chiacchiere, alla politica di chi vuole fare le cose, e noi non possiamo essere danneggiati. Chi inquina deve pagare, ha aggiunto Padovano, invitando i comuni a munirsi di depuratori funzionanti e la magistratura a punire chi scarica abusivamente nei fiumi. È ora che su questa materia intervenga le autorità giudiziarie e faccia seguito a quello che consente la legge. Chi inquina paghi, e quindi a questo punto c'è bisogno che qualche comune si doti subito di impianti di depurazione che siano consoni e che non consentano alla stessa città, ma anche al territorio, di continuare a danneggiare.